Rieccoci allora, pronti per tornare a concentrarci sui mercati dopo l'approfondimento macro assieme a Peter Cardillo e con una parentesi importante ovviamente rivolta agli Stati Uniti. E allora, i mercati come detto oggi girano negativi, DAX supera in questo momento il 2% di vendite, Milano meno 1,38%, Parigi meno 1,8%. Ne parliamo con l'ospite che è già in collegamento con noi, che ringrazio, Tony Cioli Puviani. Ben trovato Tony, buon pomeriggio. E buon pomeriggio a tutti i telespettatori delle Fronte TV. E ben ritrovato Giacomo dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo, ma come sai, insomma, noi siamo sempre qui, come anche tu, insomma, sei sempre presente, okay. Ovviamente anche sui social, insomma, sapete che Tony potete contattarlo, lui è ovunque. Ti chiedo un commento a caldo su il giro di boa, sostanzialmente, che riguarda i mercati che aspettano Wall Street, i cui future comunque sono negativi. È una seduta sicuramente con vendite importanti. Diciamo che graficamente cambia poco, mi permetto di dire, mi correggerai se sbaglio, specie dopo le due sedute precedenti che sono state sia volatili sia all'insegna degli acquisti. Tony? Questa giornata, almeno per quello che riguarda i future americani, sappiamo che apre tra 26 minuti il cash americano, però hanno avuto un momento di svolta intorno alle 2:30, perché lo Standard & Poor's, che si trovava a quota di minimo 4265, 4270, andando a ritoccare in maniera pericolosa i minimi visti il primo giorno della settimana, lunedì scorso, improvvisamente ha avuto un rimbalzo importante, addirittura di oltre 50 punti, perché siamo arrivati a 4,322. E quasi lo stesso discorso, anche se forse l'effetto un po' meno dirompente, perché sappiamo che il Nasdaq, siamo abituati a vedere dei colpi di coda nel senso positivo o negativo, ha fatto anche il Nasdaq più o meno lo stesso movimento. La cosa strana, sono sincero, sono andato a vedere l'uscita dei dati macroeconomici delle 14:30 ed erano in linea con le aspettative, quindi c'è stato un recupero, non lo so per quale motivo, forse si aspettavano dei dati molto ma molto particolari, ma io... Quello che è uscito alle 2:30 erano a dicembre il reddito personale degli USA evidenzia un incremento dello 0,3, leggermente al di sotto delle attese 0,5. Insomma, abbiamo questo qui, è un altro dato, circa, almeno qui il report che ho nella mia piattaforma, non particolarmente importante. E quindi abbiamo cercato, insomma, gli americani che in genere gli operatori verso le ore 8 loro, per cui le nostre due probabilmente cercano con gli acquisti sui loro future di dare una maggior brillantezza agli indici, che stando alle quotazioni europee, noi sappiamo che la mattina l'indice future americano è anche influenzato dall'andamento delle borse europee, che come hai detto te vedono addirittura il DAX sotto del 2%, un po' meglio il nostro listino, ma meno 1,30 o 1,35, però un andamento pesante. Quindi abbiamo avuto un risveglio da parte degli americani che ci lascia molti interrogativi sul prosieguo o no di questa fase orzo. Quindi diciamo che molta, molta volatilità, perché 50 punti in mezz'ora di Standard & Poor's di recupero non è un qualche cosa indifferente, volatilità che si esprime anche massimo e minimo dell'indice americano, che sono quasi 90 punti tra minimo e massimo, e quindi giornata pomeriggio a partire tra pochi minuti, tutto da vedere. E questo, quello che vi sto mostrando, è quel movimento che Tony segnalava non sullo Standard & Poor's ma sul Nasdaq del future intorno alle 14:00. Vedete, c'è questa candelona verde che prosegue anche in quella successiva a consolidare i massimi di circa 200 punti, da un minimo di 13.873 a un massimo di 14.060, quindi insomma siamo lì. Questo è il movimento a cui faceva riferimento Tony, con il mercato appunto europeo che al momento è in rosso. Ma secondo te, Tony, siamo davanti a
la ricalibrazione, diciamo così, che è l'espressione che la Fed utilizza ultimamente spesso, ma anche la BCE, c'era a dire questo, ricalibrazione degli equilibri dei mercati, cioè abbiamo visto l'Europa al traino quasi ultimamente rispetto agli Stati Uniti, potremmo assistere al recupero, diciamo, delle posizioni classiche, cioè con Wall Street a fare da traino e l'Europa dietro, o il fatto che comunque 2022 dovrebbe essere un anno meno vivace sull'azionario rispetto al 2021, potrebbe continuare a premiare l'Europa che ha meno titoli growth, diciamo così, ed è più value, più così, insomma, più titoli più da più all'insegna della cautela. Ecco, scusate, non mi veniva. Tony. I commentatori di borsa, anche io, gli analisti, cerchiamo sempre di dare delle spiegazioni ai movimenti, però l'anno scorso abbiamo visto più volte, è successo sicuramente nel mese di febbraio, fine febbraio e marzo per quello che riguarda il Nasdaq, poi è successo ancora a fine settembre, a cavallo di ottobre, sta succedendo adesso, che sì, decretiamo la rotazione del portafoglio dal growth al value, giustificato con l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni, col potenziale aumento dei tassi di interesse che comincerà la Fed quasi certamente a partire da questo mese di marzo, e quindi andiamo a spiegare che l'Europa, l'old economy, ci sono più banche, ci sono meno tecnologie, eccetera eccetera, e poi però almeno l'anno scorso appena cominciavamo a fare questi discorsi poi siamo stati puntualmente smentiti, perché poi il Nasdaq è arrivato fino a 16.600 punti, quota che tra l'altro ha raggiunto i primi giorni del 2022, e performando, insomma, non certo peggio degli altri, insomma, tutti molto bene, quindi potremmo incorrere in questo tipo di discorso. Oggi è per quello che ho fatto questo discorso, sembrerebbe però, non vediamo che sia tornata l'America a fare da traino, nel senso che se noi guardiamo adesso gli indici future, vediamo gli americani in lieve verdino, lievissimo verdino, ma c'è un po' di verdino, per cui abbiamo lo Standard & Poor's 3 punti di ieri, qui mentre sto parlando a 4,320, e il Nasdaq una quarantina punti di ieri, più 0,33, mentre abbiamo una pesantezza degli indici europei. Vero è che gli indici europei dovranno ancora scontare il cash, sappiamo che gli indici chiudono alle 5,5, la calata delle ultime ore e mezza dei listi di ieri, però tutto sommato, insomma, in questo momento gli indici americani mostrano più brillantezza. Per quello che riguarda la tua domanda in particolare, diciamo che le vere, sottolineo vere, aziende growth, le vere, hanno perso moltissimo già, sì, perché se andiamo a analizzare il Nasdaq Composite o anche molti titoli del Nasdaq 100, verifichiamo che quelle a minor capitalizzazione, a mezza capitalizzazione, che puntano effettivamente su ricerca e sviluppo, che hanno molti investimenti, che hanno poco fatturato, ma puntano alla crescita futura, per una buona percentuale sono addirittura, credo sul 40%, anche qualcosa di più, dimezzate dai loro massimi. Mentre altre aziende che sono nel paniere Nasdaq 100, come Apple, Amazon, Facebook, possiamo inserire anche Tesla, anche se Tesla è più una growth, visto che è un sogno, un qualche cosa che orienta, certo, molto poco, tutto sommato, anche se qualche battuta del resto lo hanno avuto, hanno mantenuto fino almeno la settimana scorsa quasi massimo. E quindi io andrei a identificare in questo tipo di discorso il growth vero, cioè nell'azienda di media capitalizzazione che effettivamente è indebitata, che dovrà pagare più il denaro, che vede i flussi reddituali futuri schiacciati dall'attualizzazione dei maggiori tassi di interesse, adesso il tasso è zero e quindi i flussi futuri vengono considerati X, e se li sconti per alcuni anni è qua, quell'X rimane quasi intero. Se cominciamo a parlare di tassi di interesse in aumento, il flusso reddituale futuro dell'azienda growth viene schiacciato. Quindi per quello che riguarda
le grandissime capitalizzazioni come Apple e quelle che ho detto prima, le prime, non, secondo me il discorso non riguarda questo tipo di aziende qui. Quindi rimarrei dell'idea che i tassi faranno male, però il mercato li sta già ascoltando più a questo tipo di tecnologici, mentre per i grandi tecnologici stiamo assistendo a un fisiologico storno, perché Apple era arrivata a $183, adesso siamo a 162, quindi siamo al 10% in meno, ma se pensiamo a quello che ha fatto dall'inizio del 2021, quasi un 50%, aveva fatto un 50% di rendimento, l'azione più importante al mondo, diciamo che se cala un qualche cosa ci sta, anche così come tutte le altre migliori come Microsoft eccetera, che non niente è cambiato. Abbiamo visto ieri i bilanci di Apple ben oltre alle migliori aspettative, però ci sta che le borse ogni tanto stornino, specialmente, e qui vengo al punto, in una condizione già per me scontata del mercato, di aumento dei tassi di sconto, dei tassi Fed, anche della riduzione di bilancio, anche l'inflazione, tutte queste cose qui il mercato ormai le ha incorporate. Probabilmente gli ultimi andamenti incerti, secondo me, sono dovuti solo per motivi di ordine geopolitico, ovvero la crisi che è sempre più vera, sempre più vista dai mercati, è sempre più reale, perché poi appunto tra Stati Uniti, blocco Stati Uniti EU contro Russia, che vari giri di valzer, abbiamo visto che si chiede aiuto alla Cina, e poi si chiede aiuto, insomma, carri armati che si spostano sempre più vicino ai confini, a Bielorussia che si schiera a favore degli alleati, insomma, truppe della NATO che si accingono ad andare al conflitto, e poi quello che è grave, e qui incide per forza sulla borsa, è quello che si leggeva stamattina, ieri sera, ovvero il Nord Stream 2, ovvero quel gasdotto importantissimo che porta molto gas, specialmente in Germania, ma poi aiuta tutta l'Europa, se ti bloccano anche quel tipo di lavoro lì, la speculazione pesta e il gas chissà dove è adesso, chissà dove andrà, e questo economia non reale, realissimo, è molto peggio di una guerra. E poi, ragazzi, se dovessero partire le sanzioni, attenzione anche al sistema bancario russo e ai crediti delle banche europee. Noi abbiamo un po' Unicredit, vedo che ancora non ha scontato niente di particolare, quindi il mercato, che ha sempre ragione, non sta punendo, però il sistema bancario russo, a quali verrebbero vietate le transazioni in dollari da parte di tutti, per cui se qualcuno si mette a trattare in dollari con queste banche verrebbe escluso addirittura anche dalle transazioni da parte degli Stati Uniti d'America. Insomma, leggevo delle cose abbastanza pesanti, per cui tra blocco dei gasdotti, tra blocco del sistema bancario russo, poi sappiamo quanto per l'Italia è importante come partner commerciale della Russia, ecco, questa area di tensione che sta girando, secondo me, è l'ultimo vero market mover che non lascia rimbalzare al momento i mercati finanziari. Quindi queste cose qui stanno incidendo, queste più che le solite cose trite ritrite che abbiamo detto tutti, io per primo, ma mi sembrano già nei prezzi, per cui inflazione, tassi in rialzo eccetera, questo chiaro. Secondo me sono i venti di guerra che un pochino spaventano gli investitori. Allora, sentiamo l'opinione di Tony sull'operazione che ci ha girato Lionello. Ho acquistato oro e argento sul ribasso dovuto al dollaro, che invece ovviamente sta salendo. Che cosa ne pensa Tony? Oro, lo ricordiamo, a 1784, argento 22,5. Tony? Lionello, io sono sempre amante dell'oro. Effettivamente lui ha detto una cosa giustissima, perché dal momento che abbiamo 1,11,6 mi sembra l'euro dollaro,
effettivamente quella diminuzione, almeno per uno che ha oro, un ETF quotato in dollari, quella diminuzione nominale, di valore nominale in dollari, viene recuperata poi dal fatto che il dollaro sia apprezzato rispetto alle altre valute, anche l'euro ovviamente. Quindi a me piace, ma lo dico non per essere accondiscendente con Lionello, ma a me l'oro piace. Ho fatto anche ieri sera una trasmissione sull'oro, mi piace perché da un punto di vista tecnico, per quanto io non sia un tecnico, però almeno ci ha abituato negli ultimi anni e mezzo, dalla fine del 2020 o da tutto il 2021, a rimbalzare sempre su determinate quote per arrivare oltre 1.800, 1.830, 1.840. E quindi è entrato in un trading range tale per cui il fatto che lui l'abbia preso scucchiaiandolo da sotto, io dico, quindi in un trend discendente, è la logica che preferisco io per i titoli o per quando qualcosa si mette in trading range. Se noi battezziamo che c'è qualche cosa in trading range, va preso proprio in controtrend, perché se noi siamo certi, insomma, qualche cosa che balla, è meglio andare a risparmiare. Primo. Secondo motivo, dico io, ci provo qui, poi cancelleremo la registrazione. Ma certo, io sono favorevole all'oro, più all'oro che all'argento, ma va bene anche l'argento perché poi c'è una grande correlazione tra le due, per un motivo, perché l'oro, tutto sommato, se noi vediamo, ieri ho visto, stamattina ho visto euro dollaro 1.113, ho visto, si parla sempre di più, leggevo i report che sembra che a marzo fanno mezzo punto addirittura la Fed e non il prospettato 0.25, cioè già quotano oltre 0.25, per cui tra 0.25 e mezzo. Quindi dollaro fortissimo, tassi rialzo, Bund e Bond che sono concorrenti a loro, che sono sui minimi, per cui abbiamo un rendimento del Bund quasi allo zero e abbiamo sui massimi il rendimento del Bond americano 10 anni come benchmark, li prendo qui. Quindi abbiamo quei fattori che sono concorrenti a loro, dollaro e obbligazioni e tassi di interesse, effettivamente importanti in questi giorni. Se l'oro sta tenendo adesso con questa situazione qui, se si dovesse calmare la situazione, io rivedere 1.13 di euro dollaro, rivedere dei tassi un filo più bassi, mai dire mai, l'inflazione c'è, secondo me è il contesto corretto dell'oro. Aggiungo, questa mi prendo i miei rischi, sì. Mi prendo i miei rischi, che è una cosa che non so se hanno detto, io non l'ho sentita, però che anche la crisi delle criptovalute che sta attraversando adesso da un mesetto abbondante le criptovalute, e di fatto se avevamo stabilito tutti all'unisono che le criptovalute erano riserve di valore ed erano da trattare alla stregua del metallo prezioso, perché erano diventate un asset intesa come intesa di quante ne abbiamo sentite? È l'inflazione, è i tassi bassi, è i tassi reali negativi, è che tutto giocava a favore delle criptovalute. Se era vero quel discorso, la crisi delle criptovalute, per carità, si riprenderanno anche loro, però dovrebbe giovare di nuovo a un nuovo interesse dell'oro che effettivamente nel 2021 è stato trascurato. Per cui Lionello, mi piace lo stile contro trend, mi piace quando uno compra qualche cosa che non va di moda, che è brutto da comprare l'oro. L'ho preso qualcosina anch'io ieri, però non si sta benissimo, una cosa piccola. Mi piace questo stile. Se uno ha le palle, chiedo scusa al francesismo, secondo me ne esci fuori bene. Sull'argento stesso discorso, fallo uguale sull'argento, tanto sono molto correlati. Insomma, hai preso qualche pepita di oro? Sì, una pepitina. Una pepitina. Micro pepitino.
Stavo mostrando agli amici anche il grafico settimanale di oro e di argento, anche perché insomma siamo alla fine della settimana, potremmo anche dare un'occhiata al grafico, ai grafici mensili per farci un'ulteriore idea, perché insomma oggi è 28 gennaio, dovrebbe essercene ancora una di seduta il 31, sto andando a memoria, ma quindi possiamo già fare diciamo dei bilanci anche su base mensile. Questo è l'argento, avete visto quanto, che diciamo settimana volatile è stata l'argento, questa che di fatto ha cancellato quei guadagni che aveva registrato la settimana scorsa. Se guardiamo insomma il mese di gennaio, notiamo come un'ampissima ombra, un'ampissima spike che arriva fino a 24,7, ma che poi alla fine rimane ancora in quell'area di comfort zone tra i 22 e i 23 dollari l'oncia. E la stessa cosa potremmo anche fare, lo stesso ragionamento sull'oro, che con gennaio ha cancellato quei guadagni che aveva registrato a dicembre, per quanto sia insomma in qualche modo rimasto all'interno dei valori segnati nel mese precedente. Quindi come vedete si sta su un pavimento tra i 1.700 e i 1.780 e si è arrivati fino ai 1.840. Sta di fatto che i 1.830 continuano essere dei livelli molto, diciamo, insomma è un altro, no, sembra fatto apposta per la gioia degli analisti tecnici quest'anno l'oro, perché aveva anche quel 1.680 dove si è fermato due volte l'anno scorso in maniera clamorosa, o tre volte là in maniera clamorosa, 1.680, poi il 1.910 stoppato a inizio dell'anno scorso, e poi quel 1.830-1.840 che diventa ormai il muro, la muraglia cinese. Per me si mettono tutti a fare gli analisti tecnici, quando arriva lì non lo vuole più nessuno e scende per fuori. E questo è quello che volevo dire a Lionello, perché l'impressione dell'oro veramente è un ping pong, se non, che non gli frega niente a nessuno dei tassi, di questo, di questa, il criptovaluta. Lui ha quel tragitto e adesso insomma è la prima resistenza importante, poi abbiamo 1.740 e poi abbiamo l'ultimo baluardo dei moicani che è 1.680. A quel punto poi stiamo, no, non parlo più, non vengo più qui, è l'ultimo tappeto elastico diciamo, sì. Il 1.680 è il tappeto elastico per i trapezisti del circo, diciamo così, possiamo usare questa espressione. Peraltro Tony si è concentrato anche sulle criptovalute, altro asset che sta risentendo parecchio di quello che accade dal punto di vista geopolitico. Abbiamo anche raccontato nelle scorse settimane cosa è successo in Kazakistan, perché la Cina ha detto di no al Bitcoin, perché la Russia sta valutando il no al Bitcoin, anche se Putin si è detto tutto sommato possibilista sul proseguimento del mining del Bitcoin. Insomma la Russia deve un po' chiarirsi le idee, evidentemente in tutto questo ci sono gli States, in particolare Texas e Wyoming, dove il prezzo dell'energia è un po' più basso, che attendono forse anche un po' sfregandosi le mani, perché potrebbe avvenire l'ultima migrazione. Tony, per chiudere. Sì. No, vai. Ci metto un secondo, quel fatto del Kazakistan, sì. Sembrava un po' così, no? Quella gente in piazza che sparavano con i proiettili e uccidevano i cosiddetti terroristi, generato dal Bitcoin, però ha dato il via veramente a un fatto negativo. Può darsi che abbia, io sì, poteva aver ucciso qualche giorno, invece sta incidendo davvero, ma evidentemente il costo dell'energia, le trappole che riservano queste risorse energetiche dove nessuno sa dove possono finire, e adesso anche la questione geopolitica, evidentemente hanno inciso, tutto qui. Assolutamente sì, concordo al 100%. E allora seguite Tony Cioli Puviani sui suoi canali, io lo ringrazio come sempre, buon fine settimana Tony, alla prossima. Ciao Giacomo, è stato un piacere, saluto tutti i telespettatori della Fonti TV, ciao.